la cornice che può inquadrare il mio lavoro è il disegno. Il disegno è entrato come una specie di grimaldello che ha aperto quelli che sono i filoni di lavoro ricorrenti. Per me l'aspetto del tempo è un aspetto determinante. Lavoro facendo un lavoro politecnico. La tematica è un lavoro proprio di riconnessione, di ricucitura, che si identifica appunto come la relazione fra lo spazio interno e lo spazio esterno, ma poi si declina con una missione, con un intento, che è quello di riconnettere, riparare, mettere insieme una memoria e un futuro, mettere insieme oggetti che sono stati allontanati, evidenziare bisogni di supporto in tutto quello che ci circonda e costruire sempre in modo site-specific. Potremmo ricorrere all'immagine dei fiumi carsici, si tratta sempre di un lavoro molto lento. Questa politecnicità e quindi questi filoni paralleli sono estremamente importanti proprio per non forzare l'uscita del lavoro. Seguo l'evolversi di un pensiero e raccolgo le immagini che questo pensiero mi trasmette. Lavoro sempre in modo dialogante. Non c'è una definizione netta, perché io lavoro proprio nella condizione di confine. Direi che è la trasmutazione che è la parola che connette tutto. Trasmutazione intesa proprio come una condizione di non assertività al mettersi nelle zone di passaggio. Il mio lavoro è proprio un lavoro di conduzione energetica. Questo è il lavoro che io faccio, che quindi è un lavoro che non è istrionico, è più sul lato proprio dello scavo e della continua perdita della certezza per essere in grado di connettere. Sto lavorando a tre cose più grosse, più altre intorno. E le tre più importanti sono un progetto a cui tengo moltissimo che sto facendo con Strato. Poi, importantissimo, sto lavorando alla mia prima personale allo studio G7 e continuo il progetto del Libro del Silenzio che sto costruendo per gli editori Gitti e Bertelli e ho chiesto di lavorare con le benedettine dell'Abbazia di Viboldone che vivono nel silenzio. Io, se potessi dimenticare che il motivo di questo tempo speciale, particolare, è una grande sofferenza in cui si trova il mondo in una condizione di solitudine, io ero assolutamente attrezzata, anzi, io non ho avuto altro che la possibilità di continuare ad approfondire le meditazioni, le connessioni, le letture, il dialogo con la sfera sottile, che per me è sempre più importante. Io metto Leopardi insieme al diario di Pontormo, metto Mozart di fianco a Melotti perché non credo in un tipo di riferimento canonico. Quindi sono tutti testi o riferimenti che sono a 360 gradi, ti direi molto volentieri le variazioni Goldberg di Glenn Gould. Questa è la condizione in cui io lavoro. Il luogo che mi rappresenta maggiormente sono io, come diceva Caterina da Siena, cioè è la stanza che tu costruisci intorno a te e che è una stanza invisibile, quindi spazio interno e spazio esterno, e che ti porti dietro ovunque. E le cose poi si conformano come in un campo magnetico intorno a te.